Monsignor Chiarinelli, lei oggi è tornato in quella che 25 anni fa è stata la sua casa. Le chiedo semplicemente che tipo di emozioni e sensazioni ha vissuto e sta vivendo in questo momento. Ma la Chiesa non è fatta di strutture, di realtà istituzionali, è fatta di persone, persone che accolgono il dono e lo vivono nella reciprocità. Così si costruisce la comunità ecclesiale. E allora incontrare persone, uomini, donne, dal vescovo fino ai giovani seminaristi, alle religiose e ai religiosi, ci fa sentire quasi toccare con mano la bellezza del nuovo modo di stare assieme che il Signore ci concede di sperimentare nell'essere Chiesa. È una grande gioia. Lei ama Aversa anche perché è un grande centro culturale. È vero che la cultura e la bellezza può davvero salvare il mondo. Certamente, beh, lo diceva Dostoevskij, ma la bellezza nella esperienza cristiana si è anche trasformata perché al di là dei canoni estetici, della bellezza formale che abbiamo ereditato dall'antichità, noi acquistiamo quella bellezza che trasluce anche su una crocifissione e che nel dono di sé e nel dono dell'amore diventa la immagine dell'infinito. Certamente su questo Aversa è una culla storica per la sua eredità normanna e per la robustezza delle sue dimensioni di vita ecclesiale e diventa anche un segno che mi auguro continui ancora per un territorio che ha bisogno di nascere, di rinascere e di continuare a fiorire.